Ci voleva tantissimo, una vittoria che arriva dopo un po' di mesi, dopo tantissimi pareggi e la sconfitta ultima a Vicenza, e c'era quasi da scommetterselo contro una squadra come Legnago Salus che non ha mai perso in questo 2024, l'unica squadra nei primi tre campionati italiani imbattuta nel 2024, perde proprio contro il Nora che non vinceva da più di 2 mesi, c'era veramente da scommetterlo. Nuova che ottiene una vittoria fondamentale, ma più che fondamentale, perché il Fiorenzuola ha perso e quindi Novara riscavalca il Fiorenzuola, scavalca anche la Pergolettese, che però deve ancora giocare, con la Pro Sesto che dietro vince insperatamente contro Lumezzane, che era 2-1 fino al 94esimo, e quindi Novara vince, non riesce ad allungare sulla penultima, perché sappiamo che con più di 8 punti di differenza tra penultima e quintultima non si giocano i playout, e la Pro Sesto però rimane ancora viva con l'Alessandria che è già retrocessa, e quindi vittoria importante. Vediamo domani cosa fa la Pergolettese, ma il Novara offre una prestazione solida, perché al di là che sia stata una partita comunque abbastanza noiosa, perché il Novara si è avuto qualche occasione, ma è stata comunque una partita abbastanza soporifera, però dietro non ha rischiato praticamente mai, se non in un salvataggio sulla linea di Bonaccorsi nei minuti di recupero. Prima Legnago non si era mai fatto vedere dalle parti di Minelli, e il Novara non aveva praticamente mai rischiato. Sembrava una delle ultime partite, sembrava la fotocopia della partita contro Lumezzane, il Novara che attaccava, che aveva il pallino del gioco, e poi il Legnago che con un tiro della domenica pareggiava, e così si pensava, perché fino al 80esimo, non so quando ha segnato il 2-0 Urso, però fino a quei minuti lì il Novara era ancora 1-0, quindi sembrava un copione già visto tantissime volte questa stagione. Invece arriva il 2-0 di Urso, che è una liberazione per tutti i tifosi e i giocatori compresi, perché il gol di Urso, poi al gol Urso viene travolto da tutti i compagni, da Minelli che si fa tutto il campo, da Desjardins che si alza dalla panchina, viene sommerso da tutti, un grido di liberazione di tutti, che fa tirare una piccola ma piccola boccata di ossigeno, perché nulla è ancora concluso, mancano ancora 2 partite, bisogna andare a Trieste e non sarà semplice, come non è stato a Vicenza, e poi si avrà lo scontro diretto in casa contro Fiorenzuola. Però è una vittoria che serviva disperatamente, il Novara che nel primo tempo ha qualche occasione e si fa vedere Ongaro, che conferma una buona prestazione dopo la partita sfortunata a Vicenza, dove aveva colpito 2 pali. Ongaro ha dato tanto oggi, non gli si può criticare la poca precisione sotto porta, perché ha avuto 2 o 3 occasioni in primo tempo in cui poteva almeno fare un gol Ongaro, però quello che ha dato, ha corso per 90 minuti, ha cercato di dare il massimo per un giocatore che secondo me è abbastanza limitato, e non credo che non sia semplice comunque per un giocatore straniero inserirsi in un contesto completamente diverso. Quindi Ungaro, bisogna dire che ha fatto una prestazione di carattere, ha cercato di dare il massimo. Secondo me ha dei limiti, e bisogna tenere conto che un giocatore di 2 metri non si sposta, non corre con la facilità di un giocatore di 1,70. E sì, sicuramente poteva segnare anche oggi come weekend scorso, però nel complesso una prestazione positiva rispetto alle ultime, una prestazione che va in linea con quella di Vicenza. Segna Bentivegna su un rigore che secondo me ci stava, e comunque ce lo meritavamo, un rigore dopo che ne avevamo presi 3 al Menti di Vicenza. E nel secondo tempo la partita, che è molto piatta, perché neanche il Novara crea occasioni degne di nota nel secondo tempo, arriva poi questo lampo su una bella azione, un gol di Urso che si conferma un giocatore in formissima e uno dei migliori questa stagione. Sembra tutt'altro giocatore rispetto all'annata precedente. L'anno scorso Urso era stato tra i più grandi flop, bisogna dirlo sinceramente, tra i nuovi arrivi aveva deluso. Quest'anno sta trascinando la squadra, sta facendo dei gol belli, veramente belli. Oggi ha tirato un bolide sotto la traversa, e sta facendo gol assolutamente pesanti per una stagione positiva. Leggevo oggi il Fedelissimo, è primo tra i giocatori votati dai giornalisti, sta sicuramente facendo una stagione più che buona. Il Novara dietro conferma comunque di essere una squadra solida, perché a Vicenza abbiamo preso gol su rigore, nelle partite precedenti sono stati un po' dei gol casuali. Il Novara che conferma una buona fase difensiva del 2024. Cosa manca a questo Novara è sempre l'attacco.
Basti pensare che Urso è 4 gol, solo, più di lui hanno segnato solo Corte e Scappini con 6 gol entrambi, quindi se la difesa è una difesa che regge, poi ovvio subire gol è umano, è l'attacco che non va e anche in questo caso ce la siamo cavata con i centrocampisti, perché ancora Urso segna, Calcagni, Urso, Di Munno sono quelli che stanno trascinando la baracca con i loro gol in assenza delle marcature degli attaccanti. Nuora vince 2-0, vediamo cosa fa la Pergolettese, prossima a Trieste dove bisogna cercare di prendere un punto per arrivare allo scontro diretto contro Ferrazzola che sarà decisivo. Ragazzi, mi do lasciare like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, attivando la campanella, e ci vediamo nel prossimo video sempre Forza Nuova nel bene e nel male. Ciao ragazzi!